Benvenuto al programma di oggi. Inizialmente è soprattutto durante la meditazione che prendiamo contatto con il nostro spazio interiore di consapevolezza. Poi, con il tempo, scopriamo che la nostra comune vita quotidiana ci offre molteplici e vari punti di entrata al nostro spazio interiore. Quasi sempre sono delle opportunità che richiedono una nostra consapevole conoscenza, attenzione e scelta. Altre volte sono proprio dei regali che ci offre la vita. Qualche anno fa, ascoltando un canto devozionale, ero così profondamente toccato da così tanta bellezza che per pochi istanti ho potuto sperimentare uno stato di puro essere, oltre la dualità abituale dell'esperienza, solo puro essere. Un dono della durata di pochi istanti, ma di grande bellezza. Nella nostra vita di tutti i giorni possiamo trovare sempre numerosi punti di contatto con questo nostro spazio interiore. Abbiamo già visto come addirittura delle emozioni disturbate ci offrono la possibilità di collegarci, tramite l'attenzione sulla loro energia, alla nostra Shakti, la nostra energia vitale, per arrivare così a connetterci alla nostra pura consapevolezza, il nostro spazio interiore. Ma anche numerose piccole esperienze possono offrirci questa opportunità di connessione interiore. Per esempio, un buon sugo di spaghetti con pomodori, oppure il gusto incantevole di una pasta all'aglio, olio e peperoncino, possono darci questa opportunità di connessione allo spazio interiore. L'esperienza di profonda soddisfazione è il profumo dell'essere, è yoga nella vita di tutti i giorni, che ci offre quotidianamente molteplici opportunità di connessione alla gioia interiore, allo spazio interiore, alla consapevolezza. La nostra vita, indipendentemente dal fatto che stiamo o non stiamo sperimentando situazioni difficili, ci offre in dono l'opportunità di collegarci al nostro spazio interiore per trovare gioia e amore. Non devono essere necessariamente esperienze travolgenti. Già solo un delicato profumo di gioia ed amore hanno la loro preziosità. Abbiamo sempre la possibilità di collegarci al nostro spazio interiore tramite l'attenzione sul respiro e collegandoci alla nostra gioia interiore. E questo senza alcun motivo esteriore. Oggi, come esercizio preliminare alla meditazione, vorrei usare una visualizzazione che avevo sentito da Sally Kempton. Visualizza un volto umano, di qualcuno che tu ami e ammiri. Se una tale visualizzazione ti dovesse risultare difficile, allora cerca una fotografia di questa persona. Se anche questo non ti risultasse possibile al momento, allora focalizzati sul sentimento che trovi per questa persona. Se tu non fossi riuscito a trovare il volto umano che va bene per te, allora puoi scegliere qualcosa d'altro, che sia espressione di bellezza, per esempio un fiore, oppure un'opera d'arte. In questo esercizio
alterniamo alla nostra focalizzazione sul soggetto che abbiamo scelto la focalizzazione sul centro della fronte tra le sopracciglia dove si trova l'Ajna Chakra. Questo punto sul centro della fronte fra le sopracciglia è la rappresentazione grafica, ma la percezione può essere su questo punto tra le sopracciglia oppure anche al centro della nostra testa. Allora, l'esercizio funziona così. Poni l'attenzione sul tuo respiro. Con l'ispirazione, poni l'attenzione sull'Ajna Chakra, questo punto tra le sopracciglia oppure al centro della testa. Con l'espirazione, poni l'attenzione sul soggetto che hai scelto. Questo lo puoi fare ad occhi aperti o ad occhi chiusi. Possiamo fare questo esercizio come preliminare alla nostra breve meditazione, ma nel caso che tu dovessi percepirlo come troppo difficile, allora mantieni semplicemente la tua attenzione sul respiro, come lo facciamo d'abitudine. Cominciamo. Poni l'attenzione sul tuo respiro. Con l'ispirazione, poni l'attenzione sull'Ajna Chakra. Con l'espirazione, poni l'attenzione sul tuo soggetto. Fai questo esercizio per il tempo che ti è gradevole. E passa poi alla meditazione silenziosa, con la semplice attenzione sul respiro. Ti auguro una buona meditazione.